Buongiorno, oggi direi di aprire con la operatività perché mi rendo conto che negli ultimi video l'ho trascurata parecchio, quindi volevo proporvi oggi un'operatività, un'operazione short che sto seguendo in questi giorni, in particolare sto provando questo strumento, un ETF short, un ETF Barefoots MIB che permette quindi di operare short sul mercato italiano senza la pressione della leva finanziaria che un contratto future spesso naturalmente potrebbe imporci. Vediamo quindi questa mia operazione. Ha l'intento di operare sul ciclo 3C più 1, quindi un ciclo di 16 giorni di borsa aperta e quindi di sfruttare la tendenza positiva, la tendenza rialzista del 3C più 2 in corso. Infatti, se sappiamo che un ciclo in tendenza rialzista tende a fare il suo massimo sul secondo ciclo che lo compone, di conseguenza possiamo aspettarci che questo l'attuale 3C più 1 farà un massimo superiore al precedente, quindi intendiamo sfruttare questo margine, questa forza rialzista. Allora, bene, vi faccio vedere il grafico, come ho impostato il mio grafico, time frame 60 minuti, ho introdotto le medie mobili di periodi 120, periodo 128 per il indicativo del ciclo 3C più 2, periodo 64 indicativo del ciclo 3C più 1, periodo 32 indicativo del ciclo 3C. Il MACD invece è impostato sulla ciclo 3C, naturalmente è il primo segnale viene proprio dalla rottura di rialzo del ciclo 3C, quindi una volta che abbiamo la conferma che è iniziato questo nuovo 3C, avremo anche la conferma che è iniziato un nuovo 3C più 1, quindi per questo insomma il MACD qui risulta essere molto più tempestivo e comunque darci un segnale piuttosto rilevante. La seconda conferma comunque l'abbiamo ovviamente dalle medie mobili che vedete sui prezzi, la penetrazione a rialzo della media mobile del 3C più 1 ci dà la conferma quindi che è iniziato, no, la conferma definitiva che è iniziato il 3C più 1 e tra l'altro molto interessante è anche la rottura del triangolo, questa figura di continuazione del trend che si è formata. E che quindi insomma ci dà maggior ragione un segnale positivo per entrare in posizione. Quindi su questi segnali di rottura delle figure possiamo entrare e rimanere in posizione finché non avremo un segnale di inversione e in particolare la penetrazione al ribasso delle medie mobili del ciclo 3C più 1. Bene, detto questo procediamo con l'analisi del mercato italiano e riprendiamo gli strumenti che abbiamo già introdotto nei video precedenti, però oggi voglio aggiungere ancora qualcosa, vorrei parlare delle famose Sharpe Jaws. Le Sharpe Jaws sono delle figurazioni che si presentano su un grafico quando si confrontano i prezzi dell'indice, i prezzi di borsa con i prezzi dell'obbligazionario, in particolare l'obbligazionario di lungo periodo, mi riferisco chiaramente direi al Bund, però in quanto sappiamo che i prezzi di bo la borsa e il mercato obbligazionario sono notoriamente antitetici. Quindi, quando salgono i prezzi di borsa, scendono quelli dell'obbligazionario e viceversa. Una volta quindi che la forbice tra i due prezzi ha raggiunto lo sforzo, il massimo sforzo, la sua massima estensione, chiaramente i prezzi sono costretti a svoltare e a riavvicinarsi. Lo vediamo quindi in modo molto chiaro sul grafico comparativo di DAX e Bund. Infatti, qui in questo grafico vediamo proprio che questa sia una situazione proprio di questo tipo, in cui la divergenza tra i due, tra DAX e Bund, è talmente all'estremo che è giunto il momento per i prezzi di borsa di rivalutarsi. Tra l'altro, vedete in questo grafico come sia innegabile l'andamento avverso del Bund e del DAX. Tra l'altro, insomma, chi vuole saperne di più di questo, secondo me, molto affascinante argomento delle Sharpe Jaws può,
sicuramente trovare qualche video di corsi di borsari sul nostro sito e approfondire questo argomento che è innegabilmente molto interessante e molto rilevante ai fini della previsione delle svolte. Comunque, lo stesso discorso di contrasto, insomma, tra mercato obbligazionario e prezzi di borsa lo possiamo fare anche chiaramente, naturalmente, sul mercato italiano, dove all'indice dei prezzi del FTSE MIB, dell'indice italiano, possiamo invece opporre la differenza tra tassi a lungo e tassi a breve, che poi non è altro che il famoso spread di cui tanto si parla e di cui tanto abbiamo parlato nei nostri video, negli ultimi video, in quanto lo spread ormai risulta essersi confermato come l'unico vero indicatore di svolta, ovvero se lo spread non raggiunge certi livelli i prezzi non salgono. Quindi noi intanto andiamo a vedere come funzionano le chart jaws con lo spread e l'indice italiano. Vedete esattamente come siano evidenti anche qui i contrasti, insomma, di andamento, no? Come siano si muovano totalmente all'opposto lo spread e l'indice italiano. Sì, questo grafico poi naturalmente non è altro che quello che vi ho presentato recentemente, però con l'asse inverso. Vi ricordo che naturalmente quando lo spread arriva sotto 400 siamo in una zona di allerta per una possibile svolta dei prezzi. Finché lo spread si trova sopra il livello 400 non è possibile che i prezzi di borsa girino e risalgano, quindi questo a oggi è l'unico segnale sicuro che abbiamo. Bene, concludiamo con la consueta analisi ciclica settimanale. Dal nostro software Ultima Frontiera vediamo che alle 17 dovrebbe essersi concluso il Tresi, il software già ci segnala la partenza di un nuovo Tresi meno 2, che quindi è inevitabilmente il primo di un nuovo Tresi. Bene, direi che possiamo per oggi terminare qui. Vi auguro un buon weekend e ci rivediamo la settimana prossima. Grazie.